Benvenuti su Radio Blogos. Io sono Filippo Milani e questa è la nuova radio sul web del centro giovanile Blogos di Casalecchio di Reno. Per cominciare, ho pensato di parlarvi dei mondiali di calcio antirazzisti che si sono svolti nell'estate del 2007 qui a Casalecchio. Un evento di straordinaria importanza che ha coinvolto tutta la cittadinanza, i ragazzi che frequentano il centro giovanile e gli oltre 7.000 partecipanti che hanno invaso pacificamente il centro di Casalecchio. I mondiali antirazzisti sono un evento che si pone l'obiettivo di unire sport e responsabilità civile, un modo nuovo, insomma, di vivere il gioco del calcio e lo sport in genere. Negli anni sono diventati una festa, un laboratorio di sperimentazione contro le discriminazioni, un luogo di incontro per tutti, senza alcuna esclusione, fino ad arrivare ad essere un vero e proprio villaggio formato da cittadini di tutti i colori, le culture, le religioni e le idee. Il progetto è nato 10 anni fa grazie alla volontà e alla caparbietà dell'Istituto Istoreco e del progetto Ultra, che hanno deciso di portare avanti questa iniziativa spinti dalla necessità evidente di una sensibilizzazione antirazzista nel mondo del calcio e delle tifoserie. È un evento che si inserisce all'interno della campagna antirazzista promossa dalla rete Football Against Racism in Europe, il cui obiettivo è organizzare una serie di iniziative e attività volte alla soluzione dei problemi locali di club o comunità. Le novità del 2007 sono molte, a partire dalla nuova sede dei mondiali. Infatti, dopo 9 anni a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, quest'anno è stata Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, ad ospitare per la prima volta l'evento. L'accoglienza è stata ottima sia da parte dei cittadini che delle istituzioni. Il sindaco Simone Gamberini, già frequentatore delle passate edizioni, ha dichiarato di non aver avuto dubbi nell'accettare che i mondiali venissero organizzati a Casalecchio ed ha sottolineato, anzi, la condivisione nella stessa filosofia di accoglienza presente sia nella politica del comune che nello spirito dei mondiali. Anche la prossima edizione si terrà a Casalecchio con l'intento di dare una continuità a questa collaborazione. Nelle prossime puntate potrete ascoltare le interviste che ho realizzato con alcune delle realtà che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei mondiali antirazzisti. Innanzitutto Ashley Green, responsabile del progetto Ultra per la WISP di Emilia-Romagna. Poi Daniele Festi, educatore del centro giovanile Blogos. E infine i ragazzi che hanno fatto parte della squadra del centro giovanile che ha partecipato ai mondiali antirazzisti. Cominciamo ascoltando l'intervista ad Ashley Green, responsabile del progetto Ultra per la WISP Emilia-Romagna. Ciao e alla prossima puntata. Io sono collaboro con il progetto Ultra all'interno della WISP Emilia-Romagna e il progetto Ultra, la WISP Emilia-Romagna e Istoreco sono gli organizzatori da 11 anni dei mondiali antirazzisti. Arriviamo alla 12ª edizione l'anno prossimo. I mondiali antirazzisti che poi sono anche supportati, cosa non da poco, dalla rete Fare, che è rete Football Against Racism in Internazionale. Europe, rete internazionale di associazioni, gruppi di tifosi e altro, di cui noi siamo, come progetto Ultra, siamo fondatori e che ormai è riconosciuta a livello internazionale dai massimi organismi nella lotta contro il Come razzismo. giudichi lo svolgimento dei mondiali di quest'estate a Casalecchio? Diciamo che è stata tanta la fatica e altrettanta, forse anche di più, è stata la soddisfazione comunque nel riuscire a creare una manifestazione di successo anche quest'anno. E la fatica ovviamente è stata dovuta soprattutto allo spostamento da Montecchio a Casalecchio dopo 10 anni, e quindi si erano ormai consolidati degli equilibri a Montecchio che ci semplificavano la vita. Spostare una manifestazione da 200 e passa squadre, 8.000, 7.000, 8.000 persone da tutta Europa, che devono anche pernottare, mangiare, tutto quanto, quindi tutti i servizi per una vera e propria per 5 giorni, non è di certo un'impresa da poco. È stata comunque una sfida che ci siamo lanciati e che io credo alla fine dei conti ci ha lasciati davvero contenti. La manifestazione è stata, penso, eccellente. La nuova location, un nuovo posto è stato apprezzato dalla maggior parte dei partecipanti, cosa di cui un attimo eravamo timorosi all'inizio. Non sai mai, ci rimane un legame affettivo con il posto in cui normalmente ti trovi, che è importante. Casalecchio in generale credo che abbia risposto davvero bene, il comune e le istituzioni stesse ci hanno dato un grandissimo aiuto. Allora, a questo punto possiamo dire che c'è una discrepanza tra l'immagine che i media danno di solito del tifo e della tifoseria italiana e invece gli ultras che partecipano e organizzano i mondiali antirazzisti. Cosa ne pensi? Sì, già, e poi qua si apre tutta una partita diversa, che in Esatto. generale è quella della tutela della cultura popolare del tifo, di cui noi come progetto Ultra ci occupiamo. È chiaro che potrei dirti che in un senso quella che noi chiamiamo comunque repressione, in generale come la poca voglia di riconoscere nella cultura dei gruppi ultras o delle curve un valore positivo,
e quindi fondamentalmente rispondere alla violenza semplicemente con leggi speciali, divieti e quant'altro. Potrei dirti che in Italia soprattutto è andata a intaccare soprattutto quel bacino di curve che erano attive socialmente, solidarie, come solidarietà e nell'antirazzismo. Quando ti impedisce a un gruppo ultras di portare avanti le proprie idee con gli striscioni, con le iniziative, con coreografia e quant'altro, chiaro che sono gli aspetti positivi quelli primi che se ne vanno, nel senso che poi dopo ti richiudi a riccio e quello che puoi fare invece di difendere la tua identità costi quello che costi, quindi che sia con uno sciopero del tifo, che sia quando purtroppo succede anche degli scontri o altro.